Amici di Tutto Hardware Phones, in questo video oggi vedremo come sbloccare la banda riservata sul nostro PC Windows. Allora, forse non lo sapete, ma Windows limita una porzione di banda circa del 20%, perché per permettere a tutti gli altri device, dispositivi, di poter navigare senza che la banda venga, diciamo, tutta occupata. Per fare questo, dobbiamo solamente modificare un parametro che adesso vi spiegherò. Vi ricordo che questa procedura vale per Windows 10 Professional e Windows 10 anche Ultimate Enterprise, insomma, le ultime versioni più avanzate. Per Windows 7 è lo stesso, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate e Enterprise. Per quanto riguarda la Home, invece, la versione Home Premium, non c'è alcun problema perché vi spiegherò direttamente come farlo su Home Premium, visto che non si può fare. Io ho infatti il sistema operativo Home e grazie a questa procedura che vi dirò potete tranquillamente farlo. Quindi se avete direttamente Windows 10 Professional e Enterprise, nessun problema perché potrete tranquillamente farlo senza fare questa procedura che adesso io sto per dirvi. Allora, lascerò il link in descrizione di questa cartella qui. Dobbiamo adesso un file zip, dovete estrarlo facendo tasto destro, estrai qui, e vi spunterà questa cartella. L'aprite e dobbiamo eseguire il file di setup. Facciamo tasto destro, esegui come amministratore. Facciamo sì. Seguiamo tutta la procedura, avanti e installa. Ok, clicchiamo fine e attendiamo che la finestra del CMD si chiuda. Una volta fatto ciò, possiamo direttamente eseguire lo sblocco della banda. Allora, per fare questo dobbiamo aprire Esegui tramite Windows più R, oppure sul tasto di ricerca Esegui, che è lo stesso, e digitiamo gpedit.msc. Alla notifica facciamo sì. Adesso dobbiamo andare, questa procedura adesso vale anche per il 10, per il 10 Professional e Ultimate Enterprise. Adesso dobbiamo andare su Administrative Template, andiamo su Network e poi QoS Packet Scheduler. Qui dobbiamo andare a cliccare su Limiting Outstanding Packet. Facciamo tasto destro, proprietà. Vi spunterà il non configurato. Clicchiamo su abilitato e nel numero di pacchetti mettiamo 0. Fatto questo, facciamo applica. Ok, ecco fatto e abbiamo finito. Ora per sicurezza dovete riavviare il computer. Io non lo riavvierò perché ovviamente sto registrando. Quindi riavviate il computer e noterete la differenza. Ovviamente questo non vuol dire che se voi avete una connessione 2 mega, sicuramente non potrete andare oltre i 2 mega. Quindi questo credo sia abbastanza chiaro. Nel senso che se sul router avete una connessione dichiarata a 2 mega, di certo non potete andare oltre i 2 mega, perché comunque quel difetto può dipendere da altre cause e non dalla banda che è bloccata. Ok, spero che questo video vi sia stato d'aiuto. La limitazione della banda era del 20%, ma noi, grazie al valore 0, l'abbiamo ridotta a 0. Quindi spero che questo video vi sia stato utile. Per qualsiasi informazione, non esitate a lasciarmi un commento qua sotto.
Ci vediamo al prossimo video.